Benvenuti alla 102esima puntata di Pillole da Montecitorio. È la settimana che va da lunedì 13 a giovedì 16 dicembre, doveva essere la settimana decisiva in cui si sarebbe saputo come sarebbero andate le cose, soprattutto per la legislatura. Insomma, vediamo dal punto di vista parlamentare innanzitutto cosa è successo. Lunedì vi è stata la discussione generale delle mozioni presentate da Partito Democratico, Italia dei Valori da una parte, da UDC e FLI dall'altra, che chiedevano la sfiducia nei confronti del governo. E dopo la discussione generale di lunedì pomeriggio, martedì alle 10.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto e da mezzogiorno e mezza è iniziato il voto di fiducia sulle due mozioni. Come sapete, e perché avete sentito tutte le salse dai giornali, quindi è inutile che io mi soffermi su questo, recuperando, uso ovviamente le virgolette perché non mi va di definire in nessun modo quello che è accaduto, anche perché obiettivamente mi fa anche un po' schifo, ma comunque recuperando voti dall'opposizione, nella fattispecie in particolare dall'Italia dei Valori. Voglio ricordare che i deputati ex Partito Democratico erano già usciti da tempo dal Partito Democratico e avevano avuto già un comportamento analogo su una precedente fiducia, quella dei 5 punti, con l'astensione da parte di Calearo e il voto a favore da parte di Cesaro. Quindi diciamo, quelle purtroppo era una vicenda che già si era consumata. La cosa che è stata determinante nel voto a favore della fiducia di Berlusconi è stato il ripensamento di due deputati dell'Italia dei Valori, nella fattispecie Razzi e il più famoso in questi giorni Scilipoti. Poi vi è stato anche un piccolo smottamento all'interno di FLI. Insomma, morale della favola, con 314 no alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni e 311 sì, Berlusconi ha portato a casa una vittoria. Alcuni l'hanno considerata una vittoria di Pirro, resta il fatto che dal punto di vista parlamentare ha avuto la maggioranza. Finita la seduta martedì, mercoledì si è iniziata a lavorare sul decreto rifiuti, quello che dovrebbe risolvere i problemi di Napoli. Un decreto che presenta una serie di problemi da una parte, che è abbastanza vuoto di impegni dall'altra, ma comunque sul quale il Partito Democratico ha un orientamento negativo che sta portando avanti con i suoi emendamenti, e invece c'è più un accordo che si è realizzato tra le altre opposizioni ormai, cioè FLI e UDC, con il governo. Insomma, abbiamo iniziato la discussione generale e l'inizio dei voti sugli emendamenti nella giornata di mercoledì, abbiamo proseguito nella giornata di giovedì abbiamo sospeso con l'approvazione definitiva di tutti gli emendamenti e il provvedimento sarà definitivamente approvato la settimana prossima a partire da martedì pomeriggio con appunto gli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e il voto finale. Poi sempre nella settimana prossima vi preannuncio ci saranno innanzitutto Maroni, che verrà giovedì a parlare alla Camera per riferire degli scontri che si sono tenuti a Roma in concomitanza con la seduta della Camera e del Senato sulla fiducia, e poi ci sarà l'esame di alcuni provvedimenti che portavamo dal calendario delle settimane scorse, in particolare una proposta sull'imprenditorialità da parte del deputato del PDL Foti, una mozione sul fisco presentata dal Partito Democratico, la mozione di censura con la richiesta di ritiro delle deleghe a Calderoli da parte dell'Italia dei Valori e poi una mozione trasversale dell'onorevole Zamparutti del Partito Radicale, che sarà fatta in coda alla giornata di mercoledì. Poi ci sarà, così ha deciso la conferenza capigruppo, una sospensione dei lavori per le feste natalizie e la Camera tornerà a riunirsi lunedì 10 con la discussione generale dei provvedimenti che saranno all'ordine del giorno. Ovviamente rimangono appese a subito dopo le vacanze alcune importanti votazioni sulla mozione per la sfiducia a Bondi, sulla mozione per la libera informazione presentata tra gli altri, una anche da Future Libertà, e poi ovviamente vedremo quale sarà il panorama degli impegni e soprattutto quale sarà la tenuta del governo. Ma per tutto questo abbiamo tempo, e soprattutto abbiamo tempo per farci gli auguri alla prossima puntata, che sarà la settimana prossima, di Pillole da Montecitorio. Buongiorno a tutti.